Cari amici telespettatori, iniziamo gli incontri nel lab del Rione Terra con le persone indicate che sono titolate a poter iniziare questo discorso, con la signora Emma e con la signora Veronica, che sono gli artefici del progetto fatto da Art Garage e Officine del Rione Terra. Veronica, inizia tu un po' a parlare di questo progetto, come nasce? Allora, noi siamo Art Garage, Emma Cianchi, io sono Veronica Grossi e siamo le vincitrici di questo bando proposto dal Comune di Pozzuoli che si chiama Notti di Stelle Pozzuoli in Arte. Noi abbiamo partecipato a questo bando vincendolo con un progetto chiamato Officine Rione Terra. Art Garage è una realtà del territorio qui di Pozzuoli che esiste, ad ottobre ha compiuto 20 anni di attività, è un centro di formazione per la danza ma anche un centro di formazione per il teatro e delle arti in genere, e quindi abbiamo pensato di partecipare a questo bando per rimanere sul nostro territorio e poter mettere a disposizione le nostre professionalità per cercare per un tempo limitato, perché il progetto va dal 16 luglio al 15 gennaio, termine di questo progetto, e cercare di mettere a disposizione del territorio e organizzare eventi qui a Rione. Signora Emma, sicuramente si è avuto una grande eco di questo Rione Terra che rinasce, e questo è grazie a voi. Avete dato la possibilità a 19 bottegai di poter esporre quadri, sculture, tante iniziative che erano inimmaginabili per un posto che veniva dato per morto. Tutte le televisioni, i giornali stanno parlando del Rione Terra, addirittura sono venute anche dall'estero per fare qualche servizio. Secondo te, Emma, ti posso dare, è vero, io sono convinto che questo progetto che è stato fatto da voi andrà avanti, perché le risposte sono state molte, perché si vede tante persone sul Rione Terra, prima era un rione abbandonato. Che pensate, andrà avanti questo progetto? Io dico di sì. No, penso che sia giusto poi magari passare il testimone a qualcun altro, cioè nel senso che comunque noi abbiamo messo, come diceva Veronica, in campo tutte le nostre competenze, che è l'organizzazione dello spettacolo dal vivo. Abbiamo fatto un'estate ricca di eventi, passando dalla musica, teatro, danza, grande partecipazione. Sì, con grande partecipazione, quindi abbiamo coinvolto compagnie da fuori regione, tutti, chiunque è venuto ha trovato, insomma, il palcoscenico che abbiamo proposto, che è questa terrazza meravigliosa, ha trovato un luogo incredibile, no? Forte di questi incredibili scenari, quindi la forza di questo posto è proprio quello, quindi è giusto anche passare il testimone, perché le nostre competenze appunto crescono nello spettacolo dal vivo. Noi abbiamo in atto 3 produzioni, giusto Veronica? Sosteniamo l'ultima produzione, non intendo dire come nostro lavoro generale, sosteniamo l'ultima produzione di Lino Cannavacciuolo di Nando Paone, e poi sosteniamo molte produzioni della danza. Fra un po' abbiamo un importante debutto al Teatro Bellini, debutto internazionale, che mi sta facendo perdere un po', mi sta facendo un po' distrarre. E quindi... Comunque dico una cosa, all'apertura del Rione Terra stanno migliaia e migliaia di persone, tutti quanti si sono meravigliati come sono arrivati qui sopra, con tutte le difficoltà di parcheggio e tutto che... Sì, è vero, ma perché la cittadinanza ha voglia di vivere questo, esatto, ha voglia di vivere questo luogo. Esatto, ha voglia di vivere questo luogo. Poi noi, lasciatecelo dire, cioè nel senso che comunque questi 20 anni di sviluppo di competenza, ma con Veronica sono di più di 20 anni, cioè Art Garage ha 20 anni, in realtà noi organizziamo su questo territorio con un'insistenza proprio atavica, organizziamo eventi, ripeto, fra danza, teatro e musica, penso almeno da 30 anni, cioè da 30 anni, quindi comunque al di là di un gusto personale che comunque è riuscito a farci rimanere a galla, perché proprio la differenza, no? La qualità delle cose proposte, sì, che non è detto che una cosa che per essere di qualità superiore deve essere per forza un artista a livello nazionale, no, diciamo così. Sono parecchi espositori che sono arrivati. Sì, no, io parlavo sempre dello spettacolo dal vivo, cioè nel senso che noi ci siamo stati capaci di farci
farci conoscere dalla realtà non solo locale ma anche regionale e nazionale, proprio per la qualità delle produzioni che portiamo avanti. Quindi questo ha fatto sì che noi potessimo avere la forza di presentare un progetto valido, fatto di oltre 60 spettacoli molto in due mesi variegato. E mezzo, molto variegato, e tra insomma, artisti insomma, che sono passati in questi due mesi e mezzo. È veramente, vi devo dare atto che siete una veramente con Nando Pavone come la parte teatrale, è una nicchia che Pozzuoli ha, che a livello proprio teatrale siete veramente proiettati anche a livello nazionale. E i programmi anche sul teatro allora ci sì. sono? Allora Art Garage ospita questa piccolo gioiello che è la Sala Molière all'interno dell'Art Garage. È una piccola sala che ha a suo attivo quest'anno abbiamo iniziato la 13ª rassegna teatrale, sono quasi 70 posti a sedere, il direttore artistico Nando Paone che all'interno del nostro Art Garage gestisce anche un laboratorio teatrale da quasi 20 anni con noi, e adesso è iniziata questa rassegna che anche questa è molto variegata, e il primo appuntamento è stato proprio lo scorso weekend e andiamo avanti con tutti i weekend del mese fino a maggio. Io penso una cosa, volevo sapere se nelle vostre varie gare che fate vi allargate anche agli altri comuni dell'area flegrea? No, noi siamo riconosciuti a livello ministeriale come organismo di produzione della danza, e siamo già ormai al sesto anno, al sesto mandato, e sempre con Art Garage siamo vincitori di un progetto ministeriale Boarding Pass che è sulla internazionalizzazione delle carriere. E tra poco dovremo mettere in atto un altro progetto sempre ministeriale, un progetto speciale vinto nel settore danza. Siamo molto molto forti nel settore danza, che comunque è cresciuto insieme al centro Art Garage e poi con la regione, con la regione siamo sempre riconosciuti dalla regione in quanto centro di organismo, sempre organismo di produzione. Inoltre abbiamo anche teniamo ancora viva un'associazione che Veronica ha fondato negli anni 90, quindi ancora più anziana più anziana di Art Garage, cioè che si chiama Luna Nova. Teniamo ancora viva questa associazione, e anche lei con questa associazione abbiamo vinto bandi ministeriali. Adesso ci stiamo approcciando a un bando europeo molto grosso e speriamo difficilissimo da realizzare, però ci stiamo affacciando agli europei. Le competenze ormai sono acquisite. E quindi negli altri comuni non ancora siete riusciti a fare delle rappresentazioni? No, su Napoli sì, negli anni passati abbiamo fatto molte edizioni del Maggio dei Monumenti, sì, sì. Con Luna Nova facemmo il focus delle culture, giusto? La puntata zero della Napoli capitale della cultura, giusto? Sì. E vincemmo un bando bellissimo sull'elettronica, proprio lontanissimo dalla nostra organizzazione, dalle nostre solite organizzazioni, ma scrivemmo questo bando, questo progetto bellissimo sull'elettronica nelle festival di musica elettronica. E quest'anno noi siamo vincitori di un talk per Art Garage, quindi comunque nel senso che le competenze sono cresciute, nel senso che per fare le cose per fare poi le cose di qualità, comunque non ci sta niente da fare, le risorse ci vogliono. Noi in questo progetto Officine Rione Terra abbiamo messo in campo delle risorse personali, come dire, nostre, sì. Abbiamo messo in campo delle risorse, tutti gli spettacoli sono autosostenuti, cioè delle risorse nostre, che era proprio il bando che chiedeva dire io ti do il Rione Terra, tu mi dai la possibilità, mi dai l'organizzazione di eventi. Quindi noi ci siamo tuffate in questo bando che reputavamo facesse a pennello per noi, che avevamo la voglia di organizzare un'estate. Abbiamo scelto di rimanere qui come sede. Infatti, non Napoli, ci è stato proposto più volte di spostare su Napoli. Volevo chiedere, stai organizzando, sento parlare che stai organizzando tantissime cose. Gli eventi che stanno a prossimi fine mese, futuri e pure a novembre, a dicembre, se ne vuoi parlare un poco? Un po' sì, ne voglio parlare. Praticamente siamo per arrivare al periodo natalizio,
e siccome noi ospitiamo queste botteghe, comunque le definirei d'arte, arte artigianato, molto particolari, quindi e soprattutto per loro dovrebbe essere il periodo più forte e aspettiamo tanta gente e quindi stiamo calendarizzando degli eventi proprio per il Natale e anche per novembre ci saranno anche presentazioni di libri. Continuiamo ad organizzare spettacoli, concerti, anche perché la nostra proposta è molto variegata, sia per genere che per scelta. Pure Quindi Babbo Natale, Babbo Natale ci deve essere, ci perché il deve Natale è essere. E soprattutto qualche solidarietà, sorpresina dei bambini. bambini qua. Ma sicuramente ci saranno, siamo work in progress per organizzare un Natale a modo nostro. Ma gli amici che vogliono conoscere tutte queste iniziative, perché so che voi avete una bella pagina Sì, e su Facebook, su anche su Instagram. Instagram, se la vogliamo pubblicizzare e Certo. rendere partecipe agli altri. No, noi facciamo tutta la promozione sulle nostre due pagine social che è Art Garage, quindi comunque quotidianamente nella parte delle storie, dei reel su Instagram siamo molto forti e poi sulla pagina Facebook di solito è un pochino più Vengono descrittivo, pubblicizzate tutte esatto, in modo più le. descrittivo, proprio perché sono due social totalmente diversi, chi lavora su immagini, chi lavora su contenuti, quindi comunque E poi è lavoriamo quasi su quello. pronta la guida per le botteghe qui, per i Sì, punti. Consegnata stasera. E Ah, quindi perfetto. ci stanno queste bellissime iniziative. E la prossima ora è 29 ottobre. A domani, allora Domani, quindi. sabato e domenica, dalle 18 in poi, ci sta queste due giornate dedicate all'evento della zucca di Halloween, il primo concorso dell'intaglio di zucca, in collaborazione con il liceo. L'istituto è L'istituto di il Petronio, Petronio, grazie, perfetto. l'istituto. E quindi ci saranno in giro un po' di degustazioni anche qui al Lab che siamo ospiti in questo momento. Ma si paga o è gratuito? La maggior parte Sono delle tutte gratuite. sono tutte gratuite le degustazioni ed è gradito anche un contributo volontario. Se qualcuno mangia Fanno bene e sempre beve bene, bene, fanno ci sarà un po' di sempre bene. animazione, ci sarà qualche musicista per strada. Ci sarà il 29 pomeriggio alle 18 qui in Piazzetta degli Artisti, così mi piace chiamarlo ormai. Ci sarà un trio di musica jazz, insomma, seguiteci e Infatti ho scopriamo. notato che venendo spesso sul Regno Terra sì, è tipo cenacolo, Ah, sì. stanno pittori, Sì, scultori, è gente vero. veramente che viene di voglia di vivere, questa è la Ma cosa la più cosa bella. bella, più soddisfacente, c'è la grande richiesta. Con tutte queste, Grande diciamo, richiesta, la infatti, grande richiesta, con tutto questa che mi parlano sorprende sempre proprio. di bradisismo e così via, ma su cose normali, ci siamo abituati, quindi vogliono mettere sempre in mezzo scosse di Che ci terremoto dobbiamo fermare? per farci fermare, ma non ci fermeranno. No, siamo Comunque qui. gli eventi andranno sempre avanti e il mio augurio è che il prossimo bando, se ci sarà, io mi auguro che non ci sia, perché voi avete dato già tanto, e avete dato tanto e veramente siete riusciti a fare delle cose che nessuno di noi pensava che Grazie, potesse. grazie, grazie. Perché portare le persone qui sopra con i problemi di mezzi di comunicazione, di Infatti, parcheggio il parcheggio. e altre Si può cose fare di più. si può fare di più, però io penso che le amministrazioni locali dovrebbero darvi anche una mano per fare queste cose. Sembra la Circumvesuviana, Cumana, alle 10 si ritirano. Ma questi Quindi, sono grossi problemi della ma nostra questi città, non problemi solo non si legati a Rione risolvono. Terra, no, No, della ma non si. regione. No, ma comunque però. Viaggiare in un mezzo su Pubblico. strada, un altro su rotaie, aiuta un poco anche a venire, perché se io so che ci sta la possibilità di poter ritornare con la Cumana, io sicuramente Non prendo una vengo mano. Certo, ma volentieri, questi, però certo, non no, rimango fino alle 2 intendevo di dire notte. che questi sono problemi di sempre, cioè non è Sì, so, è ma anche al contrario, io che voglio vivere i problemi di Napoli. sempre, con queste aperture vengono messi alla luce. Quindi bisogna, adesso che Certo, so certo, che mo si certo. parla tanto degli eventi natalizi, ma bisogna già organizzarli. Voi vi siete già organizzate e avete fatto belle cose, però si parla, si parla, si parla, ma alla fine sono poche le cose Va concrete. anche detto, comunque, un attimo sottolineato che, comunque, questo veramente grazie all'assessorato, perché il bando è dell'assessorato
cultura, turismo e cultura del Comune di Pozzuoli nella figura di Filippo Monaco, che è stato illuminato, cioè nel senso ha creduto, sì. Lo so perché ho visto pure, ha creduto nel progetto. Di solito si paga, invece voi siete, cioè il Comune di Pozzuoli l'ha fatto gratuitamente, quindi No, ma proprio ha creduto nel progetto, esatto, visionario, perché è un progetto forte. Il posto di cultura è stato quello che è stato organizzato da voi insieme agli altri per la fotografia. Di Gianni, anche l'altro, un progetto bellissimo. Internazionale, sì. Sì, quello diciamo, non è stato organizzato da noi, è organizzato da Gianni. Allora, Gianni Biccari. Se non c'eravate voi che davate la luce a Rione Terra, non venivano. Gianni Biccari, diciamola questa cosa che è importante, ha fatto un grande lavoro, ha fatto questo primo festival, Pozzuoli Photo Fest. Gianni Biccari è un nostro amico di Art Garage, che è il nostro direttore artistico di questa rassegna, che già da anni fa ad Art Garage, veicolando i fotografi nazionali. È stato un successo enorme, professore a livello di Accademia di Belle Arti, professore Donato, Fabio Donato, veramente. Facciamo un'intervista anche a lui, ma dipende questo lavoro da te, pazzesco. Però, certo, se mi dai la possibilità di poterli intervistare, sicuramente. Siete l'articolo, ce ne siamo qua, di solito registriamo il venerdì. Va bene, allora questa chiacchierata non è stata poi... Non è stata lunghissima. Va bene, grazie. Ringrazio Emma e Veronica, alla prossima. Grazie.